ci occorre per realizzare questa borsa è una fascia, in questo modo è una fascia tutta in vera pelle, perforata, con manici in pelle e la chiusura calamita. È una fascia lunga 70 cm e andremo ed è sagomata, che è più stretta in cima e più larga al fondo. Andremo a lavorare i pannelli laterali con il nuovo cordino Van Gogh, e io ho scelto questa sfumatura con i toni del viola, che la trovo stupenda e che ho abbinato a questa pelle viola cocco. Il tutto andremo a lavorarlo con l'uncinetto numero 3,5. È un modello che abbiamo già proposto l'anno scorso, più o meno si fa nello stesso modo, cambia solo il tipo di filato che andremo ad utilizzare, e anche la fascia gli abbiamo portato alcune piccole modifiche. Vi ricordo che, come sempre, tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Allora, per realizzare quello che sarà il nostro laterale, dobbiamo avviare 25 catenelle. Adesso ne facciamo una in più per girare, e sopra queste 25 catenelle che abbiamo fatto andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto. Arrivati al termine del giro, facciamo una catenella e voltiamo il lavoro sul quello che è il nostro rovescio, quindi su quello che è il rovescio del nostro lavoro. Andremo a lavorare sempre le maglie basse in cossa davanti, quindi prendendo non tutta l'asola in questo modo, tutto il punto in questo modo, ma solo l'asolina più vicina a noi, ok? E andiamo a lavorare la prima maglia bassa. Quindi tutti i giri, diciamo, a rovescio li lavoreremo sempre così, in maglia in costa davanti, in maglia bassa in costa davanti. E altra cosa, attenzione attenzione, sono i giri dove andremo a fare ogni giro che lavoreremo a rovescio due aumenti, uno nella seconda maglia appena iniziato il giro e uno nella penultima maglia prima di finire il giro. Quindi lo vediamo subito. Quindi nel secondo punto andiamo a fare un aumento, ovvero lavoriamo due maglie basse all'interno dello stesso punto. In questo modo vedete che ho lavorato due maglie all'interno dello stesso punto, quindi ho un aumento. Dopodiché vado a lavorare le maglie basse così come si presentano, fino ad arrivare alla penultima maglia del giro, dove di nuovo faremo un aumento, e adesso vi farò vedere quando ci arriviamo. Guardate, sono qui, sono nel penultimo punto, quindi vado a lavorare due maglie basse all'interno di questo punto, quindi una, rientro nello stesso e lavoro la seconda, dopodiché lavoriamo l'ultimo punto. Ed ecco che abbiamo terminato un giro, quindi questo giro l'abbiamo lavorato tutto in costa davanti, facendo un aumento della seconda maglia inizio giro e un aumento nella penultima maglia fine giro. Adesso facciamo una catenella, voltiamo il lavoro, ci troviamo sulla parte diritta del nostro lavoro. Tutti i giri a diritto non andremo a fare nessun aumento, quindi lavoreremo sempre le maglie così come si presentano, ma stavolta le lavoriamo in costa dietro, quindi andiamo a prendere solo l'asolina dietro del nostro punto, in questo modo. Vedete, solo quella dietro. E lavoriamo i punti così come si presentano, senza aumenti. In questo modo. Arrivati al termine del giro, di nuovo una catenella, volteremo nuovamente il lavoro, ci troveremo a lavorare sul dietro del lavoro, quindi di nuovo le maglie in costa davanti e di nuovo un aumento in un punto e un aumento di nuovo nell'altro punto, dall'altra parte. Ok, quindi andiamo semplicemente ad alternare questi due giri che abbiamo appena visto fino ad ottenere questo laterale. Vedete che tutti gli aumenti ci permettono di avere questa forma
dal nostro lato e dobbiamo proseguire fino ad aver ottenuto un pannello alto 25 centimetri. Ok? Quindi procediamo in questo modo. Una volta che abbiamo terminato di realizzare il nostro pannello, dobbiamo andarlo a scontornare. Facciamo quindi un giro di maglia bassa su tutti i lati. Soprattutto dobbiamo andare a bordare i due lati esterni, ok? Quindi semplicemente prima di staccare il filo e chiudere il lavoro, mi trovo sull'angolo, faccio una catenella, mi giro qui in modo da lavorare su il lato, vedete, dove abbiamo fatto sempre gli aumenti, e vado a fare una maglia bassa per ogni punto, ovvero per ogni riga lavorata corrisponde una maglia bassa. Questo punto di scontorno ci permetterà di attaccare e di unire il lato lavorato alla fascia più facilmente, quindi vi consiglio assolutamente di farlo. Una volta arrivati qui sull'angolo, facciamo di nuovo una catenella e prendiamo di nuovo a lavorare una maglia bassa per ogni punto lungo tutta questa riga. Arrivati di nuovo qui sull'angolo, faremo di nuovo una catenella e torneremo su dall'altro lato, ok? Bordando in questo modo il pannello, dobbiamo bordarli entrambi. Vedete che questo è il lato dove ho fatto lo scontorno, vedete che è bello dritto adesso che ci sono tutte le maglie basse. Questo è quello che devo ancora scontornare e vedete che invece è tutto dentro il lato, ok? Quindi è per questo che il giro di scontorno è molto molto utile e super super consigliato di farlo, ok? Vi consiglio proprio vivamente di farlo, guardate proprio che differenza tra i due lati. Allora, come prima cosa dobbiamo andare a diciamo scontornare anche la nostra fascia con cui partiamo, andando a fare un giro di punto catenella in tutti i fori, quindi lungo tutto il perimetro della fascia. Facciamo un cappietto, lo estraiamo tramite il primo foro in questo modo. Io parto qui dall'angolo, voilà. Dopodiché puntiamo nel foro successivo, aggancio il filo, lo estraggo e vado a chiudere facendo una maglia bassissima. Passo nel foro a fianco, di nuovo estraggo il filo e chiudo. Vedete, in questo modo passo nel foro a fianco, estraggo il filo e chiudo. Vado a fare questo giro di maglia di punto catenella lungo tutto il perimetro della fascia, quindi lungo tutto questo lato fino al fondo. Poi passeremo anche qui, vedete che se spostati i manici ci sono i fori anche in testa, e poi dall'altro lato, quindi lungo proprio tutto il perimetro. Facciamo questo primo giro di punto catenella. Bordiamo tutto il lato fino al fondo e prima di girare a fare questo pezzettino qua sotto i manici vi faccio vedere una cosa, quindi proseguiamo lungo tutto questo primo lato. Allora, una volta arrivati qua in cima dall'altro lato, quindi ho realizzato tutti i punti in questo modo, ho girato e ho lavorato i primi quattro fori, vedete che sono entrata nei primi, lo contiamo da dietro, 1, 2, 3, 4 fori, ok? Adesso nei successivi 4 dobbiamo andare a posizionare il nostro inserto che contiene la calamita. Quindi lo andiamo a mettere qua in modo che i quattro fori centrali corrispondano ai quattro fori della calamita e poi mi restino altri quattro fori dall'altra parte, quindi 4 con la calamita e 4 liberi, ok? Lo andiamo a tenere così con le mani, teniamo quindi il doppio fascia più pezzettino con la calamita, andiamo a inserirci di nuovo qui dove avevamo lasciato il nostro punto, ci andiamo a inserire nel foro successivo e questa volta prendiamo sia il foro della fascia che, vedete, il foro della calamita, quindi entro dentro entrambi, aggancio il filo e passo facendo di nuovo il mio punto catenella. Poi ripeto lo stesso procedimento per il foro a fianco, quindi entro nel foro della fascia, entro nel foro della calamita, estraggo il filo e chiudo ancora.
e ancora, ed ecco che abbiamo completamente attaccato la parte con la calamita. Adesso proseguiamo a lavorare gli ultimi quattro fori che ci restano di questo lato, normalmente. Ci voltiamo dall'altra parte e proseguiamo sempre appunto catenella sull'altro lato. Quando abbiamo terminato questo lato, quindi tutto il lato, e ci troveremo qui, di nuovo stessa cosa, nei quattro fori centrali andremo a mettere l'altra parte dell'attacco della calamita, in modo da fissarlo insieme. Quindi procediamo e completiamo il giro in questo modo. Allora, una precisazione, il fatto di attaccare la calamita così all'interno, in questo modo come ho fatto io, non è obbligatorio, nel senso che questo giro qua in alto, dove passiamo il punto catenella, ci serve per attaccarci a cucire la fodera, per foderare la fascia. Quindi questo, effettivamente attaccato in questo modo, per cucire la fodera dovreste alzarlo e cucirla qua sotto, può magari essere di impiccio. Quindi se non volete attaccarlo in questo modo non c'è problema, fate il punto catenella senza attaccarlo, quindi normalmente. Una volta cucita la vostra fodera, passate poi nei fori e andate a cucirlo dopo in un secondo tempo con un ago tirafettuccia. Ok, quindi a voi la scelta se attaccarlo così come ho fatto io, incorporarlo subito, oppure cucirlo in un secondo momento. Non c'è niente di sbagliato né in un caso né nell'altro. Una volta che abbiamo terminato il nostro giro di scontorno a punto catenella in questo modo, vedete che abbiamo tutta la fascia bordata, andiamo a fare un giro di maglia bassa. Quindi ci reinseriamo qui nel punto catenella, facciamo un cappietto nel primo punto, lavoriamo solo i due lati lunghi, quindi ci inseriamo qui nel primo punto catenella di questo lato e andiamo a fare una maglia bassa. Dopodiché entriamo nel foro a fianco, nel punto catenella a fianco, e facciamo una seconda maglia bassa. Possiamo anche, invece di fare così come sto facendo io, che sto prendendo tutte e due le asoline, possiamo anche solo prendere la prima asolina del punto catenella e fare la maglia bassa in questo modo, in modo che resti più verso il fuori, quindi prendere solo una delle due asoline. Potete fare come vi viene più comodo, ok? O una o entrambe, o quella più esterna. Quindi vedete che prendo solo quella più esterna e poi vado a fare un punto basso, oppure prendete entrambe in tutte le asole, quindi l'intero punto. Forse mi piace di più, fatto in questo modo, perché la maglia bassa mi resta più proprio a filo, vedete, della fascia. In questo modo lo preferisco. Quindi tutto questo lato andiamo a fare questo giro di maglia bassa, poi ci attaccheremo qui e faremo di nuovo da tutto questo lato un altro giro di maglia bassa, lavorando una maglia bassa per ogni punto catenella. Quindi procediamo in questo modo. Una volta che abbiamo terminato di fare il giro di maglia bassa, non ci resta che andare a prendere il nostro laterale, andiamo a posizionarci vicino vicino, ovvero proprio a contatto il punto del lato più il punto della fascia. Per ogni punto che abbiamo fatto nella fascia ne corrisponde uno del nostro laterale. Quindi vedete, in questo modo ci avviciniamo così, avviciniamo le due parti. Ci inseriamo all'interno dell'asola più esterna del punto che abbiamo fatto alla fascia e nell'asola più interna invece del laterale, quindi in questo modo, prendiamo il filo e tiriamo facendo una maglia bassa. Di nuovo entriamo in un'asolina, poi nell'altra del punto dopo, vedete, una e una, in questo modo, prendo il filo e faccio una maglia bassa. E ancora.
in questo modo e dobbiamo procedere ad attaccare tutto questo lato. Quando saremo arrivati qui al fondo, attaccheremo l'altra parte, quindi tutta questa parte qui, e poi a risalire dall'altro lato di nuovo tutto questo, ok? Quindi mi raccomando, attacchiamo in questo modo a maglia bassa e dopodiché ripetiamo tutto questo procedimento anche dall'altro lato. Quindi qui io devo ancora fare le maglie basse, vedete, e poi andremo ad attaccare con questo punto di maglia bassa tutta la parte lavorata precedentemente.